Eccoci qui con la seconda parte. Mi raccomando, se non avete visto la prima, cliccate qui e guardatevela. Poi tornate qui e vedete la seconda. Ora, non è che dipendano una dall'altra, Li potete guardare anche prima questa e poi quell'altra. L'importante è che li guardiate tutti e vi iscrivete al canale. Vai! Come vedrete ora nel video, dopo aver demolito tutto, questo l'avete già visto, e abbiamo stabilito il piano da rispettare per portare tutto all'altezza di questa trave che già esisteva. Avendo un porfido alto da 3 a 5 cm, abbiamo lasciato circa 7 cm sotto questa trave. E quindi quello, come vedrete, è stato il piano. Poi abbiamo dato la pendenza che serviva per lasciare lo spazio al cancello. E dopodiché abbiamo fatto l'ultima parte in salita perché tenesse la ghiaia. E dopo la muratura è andata tutta dietro a quella. Vai! Ti guarda proprio dura la fatica a te, perché l'ultima volta che è stato fatto un lavoro così, i video si facevano ancora in bianco e nero. Lo so. Dì la verità, ti sei divertito? Ti vedo proprio entusiasta. Per voi guardate il video, non è passato un mese fra un pezzo e un altro, è passato un giorno. Siamo passati da magliette e pantaloncini a giacchettino e pantaloni lunghi.
Bene, dopo che la gettata è asciugata, è tutto pronto, tutto quanto, si può partire con la muratura, si comincia facendo i punti. Cioè, si prendono delle pietre e in base al piano finito stabilito, che in questo caso è la trave che avete visto prima, si comincia a mettere delle pietre a delle distanze in base a quello che usate per portarle in piano. Io ho una riga d'alluminio di circa un paio di metri e si tiene il piano vicino al piano finito e poi si dà la pendenza che serve alle altre pietre, si battono tutti i punti che servono e poi si parte con la muratura. Riprenditi subito. Bene, a questo punto è finita la muratura, si è fatto un po' di cemento che tenga le pietre sulla parte superiore, è il momento di stuccare tutto. Come si fa? Ci vuole sabbia fine e cemento. Un impasto abbastanza liquido, le concentrazioni come tutto il resto del materiale le trovate nella descrizione insieme al procedimento tutto dettagliato. Fatto l'impasto, che abbia la consistenza come vedete nel video, si inizia con un barattolo, con qualcosa di insomma, a riempire le fughe. Bene, riempitele stando deve essere abbondante la stuccatura, perché il cemento quando asciuga tende a ritirarsi e questo deve rimanere piano. Bene. Quando sono state riempite tutte le fughe, si inizia con una mestola o cazzuola per i più forbiti e si schiaccia con la punta la boiacca che viene fuori, si pulisce e si gratta quella in eccesso. Quando sentite che toccandolo col dito, per esempio, non c'entra dentro, comincia
a fare un po' di resistenza. Bene, a questo punto si può pulire. Si fa questo procedimento, si gratta tutto e poi con l'acqua e un tiracqua si comincia a cercare di portarlo pulito. Fatto questo, con una spugna potete pulire tutte le pietre e a questo punto il lavoro è finito. Babbo, ti intervisto, cosa ne pensi di questo? No, scherzo, una cazzata. Oh vai, il giorno dopo. Questo è dicembre, quando ci ha piovuto un po' sopra, è tutto bello pulito, eh. Via. Bene, il lavoro è finito, il video anche, mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo, lasciate un commento, se vi ha fatto schifo mettete non mi piace, lasciate un commento negativo, fate quello che vi pare, tanto io non me ne frega nulla. Per il resto ragazzi, ci si vede al prossimo video e mi raccomando, guardateli tutti. Bye!